È illegittimo il diniego all'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno che si è basato sull'erronea convinzione che il lavoratore straniero avesse partecipato ad una frode consistita nella simulazione del rapporto di lavoro. In realtà il ricorrente di tale frode sarebbe una vittima, avendo in buona fede creduto di stipulare un contratto effettivo, e a riprova di ciò vi è anche la denuncia penale prodotta dal ricorrente medesimo nei confronti del presunto responsabile. Trattasi di un atto, la denuncia penale, presentato in tempi non sospetti, ovvero molto prima di ricevere il provvedimento di rigetto, e che comunque, come è noto, comporta una certa assunzione di responsabilità da parte di chi lo presenta, dato che una denuncia che si riveli poi infondata o pretestuosa può comportare anche una imputazione per calunnia a carico del falso denunciante.